Siamo stati sommersi in questi ultimi mesi, in questo ultimo anno, da libri, documentari, film, ipotesi di fiction concernenti il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Ma di tutta questa massa enorme, anche molto interessante, in certi casi assolutamente nuova, mai vista prima, mai letta prima, di materiale che ti ha fatto riflettere su quello che è noto come il Grande Massacro, avvenuto all'inizio del secolo quell'altro, vorrei ricordare un piccolo libro, poche pagine, scritte da un grande scrittore francese, Jean Échenon, e il cui titolo è assolutamente sintetico, 1914, Adelphi, l'editore. 100 pagine, non di più, che raccontano l'inaudita violenza della Prima Guerra Mondiale visti attraverso gli occhi, miti, per certi versi stravolti ed impotenti, di Antim, un giovane contadino della Vandea. Antim vede cadere accanto a sé i sogni di una generazione, i miti di un intero popolo, le persone da lui mai troppo amate, gli amici più cari, i cugini, i parenti, il tutto nell'assurdità di una guerra di cui lui non percepisce non tanto e non solo le motivazioni, ma anche le modalità. Distratto e distrutto come è dai chiusi, stupidi, imbecilli potremmo dire, comandi di ufficiali, generali, che non hanno nessuna concezione né del rispetto dell'uomo né tantomeno anche di quelle che possono essere le vere valenze di una guerra. Ma Antin dalla guerra capirà una cosa, uscendone vivo, che l'unico modo per vivere, l'unico modo per sopravvivere è quello di adattarsi. Perché solo se l'uomo è in grado di adattarsi ai grandi disastri, come alle grandi fortune, l'uomo può andare avanti. Un libro dunque, questo di Jean Échenon, che si inserisce in quella che è la grande tradizione di racconti sulle guerre, ma che ha una caratteristica che lo rende probabilmente unico. L'aver posto la sua attenzione sulle vicende di una persona, le avete raccontate con minuzia, con attenzione, aver fatto l'operazione che la guerra è un qualcosa di esterno che cambia la vita, ma quello che conta in questo racconto, quello che conta in quello che noi leggiamo è come l'uomo, cioè, si pone rispetto ai grandi eventi della vita. E questo è il grande pregio di questo libro.